Dal 21 ottobre al 5 novembre nella sala espositiva di Palazzo Pretorio, la sala comunale di San Sepolcro, la mostra Star Art di Sandro Epi. Allora, siamo con l'autore, le sue sono visioni spaziali di universi paralleli, ovvero non parliamo dell'universo a cui appartiene la Terra, ma sono universi fantastici. E come nasce l'idea di disegnare lo spazio? Allora, mi piace il surrealismo, ho unito il surrealismo con la fantascienza, dato che sono un assiduo lettore di fantascienza, sia di film che di libri, ho unito le due cose. In alcune tele si vede l'utilizzo delle ragnatele, le ragnatele naturali. Come nasce quest'idea ed è stato difficile fissarle sulla tela? Sì, è difficilissimo, anche perché la ragnatela è una cosa impalpabile e quindi ho dovuto studiare, spremere il cervello per riuscire a capire come fermare una ragnatela. Infine, è stato fatto un dono al comune di San Sepolcro. Sì. Nell'opera si vedono tanti simboli del palio della balestra, di associazioni di San Sepolcro, lo scudo araldico della città e anche l'uovo che è nella pala di Piero della Francesca. Sì. Allora, è una San Sepolcro nello spazio principalmente, così? Sì, vabbè, dato che l'uovo di Piero della Francesca è quello che dà via, il via alla prospettiva, a me mi piace fare le cose prospettiche, quindi l'ho messo qui al quadro.